Buongiorno, bentrovati. Buona domenica 2 agosto. Ecco il Vangelo del nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Gesù a Cafarnao, probabilmente nella casa di Pietro, annuncia la parola. La gente si assiepa, si affolla per ascoltare la parola di Dio. Ed ecco che la fede porta questi amici al coraggio di aprire il tetto della casa, che era certo fatto di legno o di foglie, per calare dinanzi a Gesù questo paralitico. Essi sperano in Gesù, sono convinti che la sua parola è talmente potente da poter ridare forza, vigore alle membra immobilizzate. Hanno fede. Gesù però, che conosce nel cuore degli uomini, conosce anche il peccato che alberga nel cuore di quel paralitico. Ed è per questo che dice: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». La malattia non è conseguenza del peccato, ma il peccato porta anche alla paralisi interiore. E questa guarigione diventa anche simbolo di quella liberazione che Dio solo può dare. Ed ecco allora che davanti a queste parole, «ti sono perdonati i peccati», che manifestano l'autorità unica di Cristo, gli scribi pensano che Gesù sia un bestemmiatore, perché si mette al posto di Dio, mentre egli è veramente il Figlio di Dio. Ed ecco allora che Gesù legge nel loro cuore, e anche in questo modo manifesta la sua autorità straordinaria e divina, e poi compie il miracolo: «Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Chiediamo la grazia di comprendere che il Signore ci ama per davvero, che Egli perdona i peccati. Cerchiamo di comprendere quanto è grave il peccato. Viviamo in un'epoca che si dimentica della gravità del peccato, che è paralisi e morte interiore. E stupiamoci, ed io per primo come sacerdote mi stupisco, del fatto che Gesù abbia donato alla sua Chiesa il potere di rimettere i peccati. Va donato perché la Chiesa è il suo corpo e continua la sua presenza nella storia. Approfittiamo del sacramento della confessione, che ci permette di ricevere la misericordia di Dio, perché Dio non ha mandato il mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Viviamo oggi il perdono di Assisi,
la grazia dell'indulgenza ed immergiamoci nel fiume d'amore che viene da Dio, pregando per noi e per tutti i nostri cari e anche per le anime più abbandonate, più dimenticate. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.